sono Alessia e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi preferiti del mese di giugno. Cominciamo subito con la foto preferita del mese. Ovviamente la foto preferita del mese è di questa piccola sgrinfia, la nuova arrivata per chi non lo sapesse. Ancora non sapete come si chiama, ma ve lo dirò nel prossimo video dopo di questo. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati, così scoprirete il nome della prossima piccolina. Se vi siete persi dei video, ho fatto dei vlog in cui l'andavo a prendere la prima settimana con lei, se volete andare un pochino più a curiosare. Dopodiché c'è la musica preferita del mese. Allora, sono abbastanza in fissa. Lo metto dal computer, va. Love now, kiss me like I wanna be love. I wanna be love. I wish that I could wake up with amnesia and forget about the stupid little things. The space in between starts to feel like a world's apart. And you say it's raining in your heart. Ok, perfetto, mi sono alzata ogni volta che ormai lo farò dal computer. Comunque, quando vi faccio conoscere le mie canzoni del mese, insomma, sono quelle che ho sentito di più durante questo mese, ma ogni volta io ne scelgo una magari di ogni cantante, perché poi alla fine sento più canzoni del cantante, insomma. Andiamo avanti. Allora, vestiti non ho niente di che. Voglio farvi vedere, perché sicuramente, cioè, sono i miei costumi preferiti e presi da Zaful, dal mio ragazzo. Questo fatto così, volevo farveli vedere perché, cioè, non lo so, io li amo questi costumi. Questo fatto così, col dietro in questo modo. Poi sicuramente se mi seguirete su Instagram, lì li vedrete sicuramente, perché non vedo l'ora di rimetterli, di andare finalmente al mare con Michele e Zara, se riusciamo. Vediamo un attimo che queste situazioni qui non si capisce. E quest'altro fatto così a fascia, mi piace più quell'altro, però sono belli tutti e due. Categorie, serie TV, niente ragazzi, non ho ancora cominciato a rivedere nessunissima serie TV, ma solamente perché purtroppo, però devo farlo insomma, cioè non è purtroppo, è purtroppo perché non ho tempo per vedere le serie TV, però è giusto così, ho ricominciato Stage. Infatti ho meno tempo per girare i video e tutto il resto, però mi piace, quindi alla fine il tempo lo trovo in qualche modo. Mi prendo dal caldo, però ok. Film, allora, di quelli che mi ricordo, ho visto Sesso Dipendenti su un Prime Video. È stato molto carino, perché parla praticamente di questi due ragazzi che hanno perso la virginità. La virginità. Hanno perso la virginità. La prima volta l'hanno fatto insieme, ok? Poi si sono divisi, cioè al college, e poi hanno preso strade diverse. Tant'è che poi si ritrovano tutte e due, più o meno, in una comunità di sesso dipendenti, appunto, che provano, non è che provano a non fare sesso, ma non so spiegarlo, insomma, cioè non è che è proprio una malattia, insomma, però raccontano dei loro rapporti, insomma, che forse sono un po' eccessivi, eccetera, eccetera, tant'è che poi scoprono di essere perfetti l'uno per l'altro. Poi ho visto 40 giorni e 40 notti, che pure questo è un'altra scemata, su Sky, quest'altro l'ho visto, e praticamente racconta lui che viene lasciato dalla ragazza, poverino, da quando si è lasciato con la ragazza praticamente fa sesso anche lui, sempre sesso Alessia, vabbè, con tutte ragazze diverse ogni giorno, fino a quando poi va a parlare con il fratello, che tra l'altro è prete, ma poi pure il fratello non fa una cosa molto religiosa, insomma, e quindi fa il fioretto per la quaresima. Sarà 40 giorni senza baciare, toccare, cioè niente coccole, insomma niente sesso con nessunissima ragazza, finché poi non si innamora di una. E avrà ceduto oppure no? Poi ho visto anche Il sole è una stella, mi pare si chiama così, comunque vede delle locandine, molto bello. Racconta appunto di questi due ragazzi, che lei purtroppo non può più rimanere in America e quindi deve essere rimandata con la sua famiglia nel suo paese d'origine, solo che quel giorno incontra lui, stanno tutto il giorno insieme, insomma, per vari motivi riescono a stare tutto il giorno insieme e finiscono insieme, cioè nel senso è ovvio che finiscono insieme, non vi ho spoilerato niente, però insomma è una storia molto bella e profonda e mi è piaciuto tanto 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 questo. Poi ho visto Figli,
Allora, figli, ecco Paola Cortellesi. Non mi ha fatto stare a impazzire, più che altro perché parlano di quando si ha il secondo figlio in particolare, quindi fanno vedere molti molti lati negativi. Cioè, non è per tutti così, insomma, però in realtà poi finisce, non dico bene, però insomma non valorizza il fatto dei figli. Non mi ha fatto impazzire, ma neanche proprio come è stato pensato, non mi è piaciuto. Poi ho visto Sotto la pioggia a New York, una cosa del genere, col protagonista di Chiamami col tuo nome. Molto bello, però questa è Selena Gomez anche, ma non mi è piaciuto più di tanto. Cioè, non lo so, un 6 gli darei, boh, giusto perché c'era lui mi piace tantissimo, ma non mi ha fatto impazzire. E poi basta, perché sennò vado oltre. A parte che non mi vengono in mente in questo momento, però sì, questi più che altro. Dopodiché, per la categoria altro, pensavo di farvi vedere. Allora, innanzitutto queste collanine qui sono due collanine separate. E niente, l'ho prese da Wish, sono adorabili, mi piacciono un sacco. E queste. Poi vi faccio vedere che ho fatto il video con la GoPro, la tastiera, la mia nuova tastiera, il mio nuovo mouse, molto da gaming e niente, tutto colorato, mi piace un sacco e sono molto comodi, funzionali, pratici. Ho rifatto un po' la mia parte studio, che vedrete molto più avanti, penso, quando finirò tutta la stanza, in un prossimo video, insomma. E poi questo qua, che non vi svelo troppo cos'è, ma è una cosa molto importante di me e Michele, vi faccio vedere qui. Si intitola Poesie senza veli e dentro ci sono tutte le dediche più belle che lui mi ha scritto tramite messaggio, insomma, con anche qualche poesia proprio scritta da lui. Vabbè, poesia, insomma, pensieri, cioè sono delle poesie, alcune perché sono in rima, ecco. Guardate qui. Mi sono ustionata per fare le patatine fritte e non mi si leva. Ce l'ho pure qua. Cioè, ma vi rendete conto? Allora, il 1° giugno, finalmente, dopo tutta la quarantena, ho rivisto due mie carissime amiche con i fidanzati. Quindi ci siamo visti tutti e sei. È stato bellissimo, abbiamo fatto un picnic all'Eur. C'era anche Zara. Bellissima giornata, ho mangiato McDonald's, quindi top. E ci siamo divertiti e l'ho rivista appunto dopo tanto. Poi Instagram, perché sennò mi dimentico. Poi il 2 giugno, bellissimo, sono andata da Michele, ma sono andata finalmente nella sua campagna, perché lui e la sua famiglia possiede un terreno e abbiamo raccolto le cerase. Lì si chiamano cerase e sono le ciliegie. Abbiamo raccolte dalle mie manine, nel mentre ce ne mangiavamo. Poi l'ho portata a casa nella cassetta, buonissime, ma non lo so, spettacolari. Poi il 4 finalmente sono andata in un locale, ovviamente con le mascherine, aveva le sicurezze, tutti lontani, tutto giusto, con altri miei amici che non vedevo lo sapete, nessuno ha visto i suoi amici da prima della quarantena, quindi da un sacco di tempo. Siamo stati insieme e praticamente questo locale è un po', diciamo, nerd, ma cioè non è nerd, però c'ha i giochi in scatola, quindi ci siamo messi lì. In realtà abbiamo giocato pochissimo ai giochi in scatola, abbiamo un sacco parlato perché era da tanto che non ci vedevamo, abbiamo mangiato la crepe, buonissima. Poi abbiamo fatto un'altra cena, cioè in realtà la prima cena con altri amici che non vedevamo, quindi giretto al centro, ma eravamo in 6 e in questo locale hanno diviso i tavoli massimo da 4 persone col fatto del Covid. Quindi io dico sì, corretto, ma se io ti chiamo e ti dico guardi, siamo 6 persone, tu mi dici ok, va bene, però devi sapere che i tavoli li facciamo da 4. Quindi praticamente c'era il tavolo laggiù con i nostri amici e io e Michele, quindi siamo andati a cena io e Michele praticamente. E lì non mi è piaciuto tanto, però vabbè. Poi finalmente abbiamo rivisto le mie nipotine, ho rivisto con i miei parenti, i miei zii. Belle, cioè ragazzi, la mia nipotina era la terza volta che la vedevo da quando era nata. La terza. E a 6 mesi, quasi 7. Cioè, sto fatto del Covid, mamma mia. Poi abbiamo cominciato stage. Finalmente, c'è una gattina troppo carina lì a stage e un cagnone bellissimo. Non vi parlo delle cose brutte di giugno perché non mie, insomma, dico del mondo in generale, orrendo. Vabbè, poi ho ritagliato i capelli a Michele a casa sua e ormai ha deciso se li ha fatti corti. A me piace tantissimo, però, ok. E poi finalmente il 16 giugno sono andata appunto a prendere, che se non l'avete visto io vi invito a vederlo il vlog. Carino. Dei primi giorni era spaventatissima
e mi raccomando, vedetevi poi l'altro video per vedere com'è. Poi finalmente ho riportato Zara al parco il 22 di giugno, ho riportato Zara al parco, una vita che non ci andava, felicissima, ma è stata bravissima, mi dà una retta quel cane che io, boh. E poi semplicemente ho portato al veterinario, devo riportarla, e piccola piccola dentro sto trasportino gigante l'ha portata via senza di me, perché non si evitano di far entrare le persone, soprattutto perché il veterinario dove la porto è abbastanza piccolino. E poi il 26 e il 27 abbiamo avuto due feste di compleanno io e Michele, una a casa mia e una a casa sua, quindi uno di un amico mio e uno di un amico suo, e niente, abbiamo fatto delle foto molto belle col tramonto da lui, perché da lui è più bello il posto, cioè il paesaggio, e quindi questo. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bellissimo pollice in su, mi raccomando, e iscrivetevi al canale e così rimanete aggiornati per tutti i prossimi video. Io vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo al prossimo video e buona vita, ciao!